Io ho concluso le domande che avevo e se nessun altro si candida a porre domande, concludiamo questo dialogo con Farihan Sabahi, che ha voluto condividere con noi un pezzetto della sua storia e soprattutto le sue vastissime conoscenze su una terra che conosciamo davvero poco e sulla quale, come dicevamo, l'estrema insistenza sul bianco o sul nero rischiano di farci perdere tutta quella sfumatura di grigi che poi ne sono l'essenza e la ricchezza. Prima vi faccio vedere una delle vignette che avevamo usato per le prime presentazioni, le prime conferenze che abbiamo fatto in John Cabot a Roma, in università. Questa è un'immagine che risale al settembre proprio del 2022. Nella scritta sotto c'è scritto: "We are the daughters of the witches you could not burn." Siamo le figlie di quelle streghe che non siete riusciti a bruciare. Quindi credo che sia un messaggio molto forte contro ogni tipo di patriarcato. Grazie. I libri li trovate uscendo, come diceva Enrica all'inizio. Faccio la parte di Enrica ricordandovi la busta sulla sedia. E grazie a tutte e a tutti voi. Io vengo fuori per il firmacopie e vi ricordo che ho portato questi libri, Storia degli Iran, che costano 15,50 euro. Ne ho presi un po' a 5 euro, quindi insomma, giusto per diffondere un po' di cultura. La storia credo che sia uno degli strumenti migliori per decifrare l'attualità. Grazie. Grazie mille.